il poeta, nostro compaesano, Arduino Della Pietra, scomparso lo scorso 15 luglio 2023. L'incontro è stato ideato dagli scrittori Tobias Fior ed Emanuele Franz, con lo scopo di valorizzare la figura di un importante poeta carnico. Arduino nasce a Giovello il 20 febbraio 1936, incompreso nella sua terra, dove a suo dire si sentiva un estraneo, ha lasciato al mondo la sua poesia. Specchi del suo animo incline alla malinconia, veniva classificato infatti come poeta della sofferenza. Aveva iniziato negli anni giovanili a proporre le sue poesie e la sua statura culturale è emersa attraverso selezioni a concorsi nazionali ed internazionali, e le sue pagine si trovano nelle biblioteche di paesi anche lontanissimi. All'estero era molto conosciuto ed ha ricevuto molteplici premi e riconoscimenti per la sua opera letteraria. Francia, Finlandia. Dal 1976 al 1990 è stato il periodo di maggior successo, con premi letterari, interesse della stampa e partecipazione a programmi radiofonici e televisivi. Durante la sua vita lavorava stagionalmente come bagnino a Lignano, mestiere che gli permetteva poi, nella stagione invernale, di viaggiare ovunque in Europa e nei paesi dell'est. Una volta pensionato, era ritornato definitivamente in Carnia e si dedicava esclusivamente alla poesia, che a suo dire è una forma breve di scrittura affine alle mie capacità. Da giovane aveva composto anche un breve romanzo dal titolo Un giorno ai magazzini generali. La sua poesia ha una forma espressiva sintetica e presenta temi legati allo sradicamento, alle migrazioni, alla natura e alla sofferenza umana. Delle sue opere ricordiamo Poèmes d'amour, Sara, 1980, A Ramontant Lapin, 1982, scusate le pronunce, Camminando tra gli abeti, sempre dell'82, Fuessi Radigoglia, dell'87, Elementi di vita nel 91, Poesie del tempo del 92, Pensieri lontani del 93. La sua sensibilità si è espressa anche attraverso opere grafiche con disegni in forma di astrazioni geometriche, che firmava con lo pseudonimo di Pupo o Arvin. Ha realizzato anche delle fotografie che poi traduceva in cartoline e rappresentavano le solitudini già espresse nei suoi testi. La serata verrà introdotta da Tobias Fior con un intervento di Emanuele Franz. E purtroppo la moderatrice che doveva leggere stasera si è ammalata e quindi la signora Lucia De Giorgio non ci sarà. E due cenni sui due protagonisti, i due presentatori. Scusate, il potere di per me è un problema. Tobias Fior è nato a Tolmezzo nel 1989 e vive a Verzegnis. Scrittore ed annunzista, ha esordito nel 2008 con il romanzo Notte. Nel 2013 ha pubblicato il saggio Questo ferale te deum vite, La depressione di D'Annunzio. E nel 2018 ha curato la pubblicazione del diario della Sirenetta di Renata D'Annunzio Montanarella. Sempre di Renata D'Annunzio Montanarella, ha curato il romanzo Una donna nel 2020. Del 2022 il suo secondo romanzo, Non lasciarmi la mano. Ha inoltre pubblicato saggi e studi su siti internet specializzati e sulla prestigiosa rivista Rassegna D'Annunziana di Pescara. Emanuele Franz è nato nell'81 a Gemona del Friuli e vive a Moggio Udinese. È saggista, filosofo, attore e poeta. Si occupa di filosofia e storia delle religioni e ha al suo attivo più di 30 pubblicazioni nelle quali spazia dai romanzi alla saggistica, dai dialoghi alle opere drammatiche, dalla letteratura di montagna all'ermetismo. Nel 2017 ha pubblicato La storia come organismo vivente,
un saggio sulla storia universale in cui sostiene una teoria innovativa del tempo. Organizza convegni culturali internazionali, come il convegno Identitas, e i suoi libri sono stati tradotti anche in serbo. Non vi leggo in serbo il titolo, Europa al crepuscolo. Edizioni Prometei, Novi Sad, Serbia 2022, e in tedesco, Metafisica dell'albero, Audax edizioni 2023, e in inglese, Voi siete uno, edizioni sempre Prometei, Novi Sad, Serbia 2023, e addirittura in russo, questo proprio non lo leggo, Voi siete uno, Audax editrice 2023. E non so se il sindaco vuol dire qualcosa velocemente e poi vi passiamo la parola. Grazie e buon ascolto. Porto solo il saluto del nostro comune, poi purtroppo io devo scappare via, ma si ferma il vice sindaco De Infanti qua, ma volevo proprio ringraziarvi di cuore, ringraziare Francesca e Teresa che sono sempre disponibili a portare avanti, ma pensare e ringraziare molto anche voi che avete pensato ad un ricordo su Arduino, perché ultimamente Arduino, è vero, in realtà si era un po' perso, no? E viveva quasi più a Tolmezzo che non qua su da noi, però era sempre un piacere parlare con lui e chiaramente tornavi sempre ai ricordi di quando lui scriveva, di tutti i riconoscimenti che ha avuto, e noi facilmente, presi dalle nostre cose personali, non siamo neanche riusciti tanto a valutare quella che era la sua cultura e quello che era il suo modo di vedere dal punto di vista poetico proprio una realtà che non è da tutti, no? Non è da tutti proprio, siamo tutti più pragmatici, più di corsa a fare le cose, però non riusciamo ogni tanto a vedere quello di bello che abbiamo. Perciò è veramente un grande ringraziamento a voi. Io mi auguro che poi la serata, che viene presentata tra l'altro da Tobias Fior e Emanuele Franz, sicuramente sarà piacevole, e mi auguro che apra anche un piccolo dibattito su come eventualmente riconoscere e mantenere quella che è la sua immagine in un Rabastetto che ha bisogno non solo di turismo, non solo di sport, ma anche di cultura, anzi di più cultura, perché quella è la possibilità che ci dà per continuare a vivere nei nostri paesi e magari far tornare la gente a star bene, dico io, perché siamo dei fortunati a vivere nei nostri piccoli paesi e viviamo ad un livello di vita decisamente alto, secondo me, perciò riuscire a portare la gente, a interessarla a quello che è la nostra cultura generale, è fra le cose più importanti su cui dobbiamo lavorare. Perciò grazie a voi che siete presenti e buona continuazione, buon lavoro. Grazie. A voi. Grazie. Dobbiamo stare facendo questi fiori. Sì. Questi, benvenuti a tutti, grazie di essere qua. Questi fiori li manda un caro amico dell'Arduino, Gianni, che ci ha fatto una sorpresa bellissima in ricordo di Arduino, di questo incontro, e per tutti voi che siete venuti qua, io li metto qui, perché sono un pensiero veramente bellissimo. Grazie Gianni di questo pensiero. Non storna, no? No, non si rivedo. Arrivo, ecco. Farò un breve intervento, poi lascio la parola a Tobias che si è preparato benissimo, ha fatto tutto un profilo biografico sugli studi dell'Arduino, su tutta la sua storia letteraria. Si inizia con i ringraziamenti, grazie a chi ci sta ospitando per il proprio lavoro, per il comune, il bel discorso del sindaco, insomma tutto questo paese col quale l'Arduino aveva un rapporto comunque fertile, perché ha preso quel rapporto che c'è con la propria terra, una parola, no, di cui oggi, no, si parla un po' di meno della parola terra, si usano sinonimi più che altro, invece l'Arduino coraggiosamente aveva questo profilo di usare certe parole ben precise, la parola terra, la parola identità, la parola Dio, e le metteva proprio bene lì, cioè senza ambiguità, senza margini di dubbio, usava ancora queste parole a tutto tondo che oggi un po' nel nostro lessico si preferiscono usare magari dei sinonimi, perché sono tante volte parole un po' forti, ecco.
Quindi dirò solo un intervento. Io mi chiamo Emanuele Franz, dirigo una casa editrice a Moggio che si chiama Audax. Sono anche presidente dell'associazione culturale Identitas che ha patrocinato questo incontro, ma questi sono dettagli. Il mio ricordo personale è che l'Arduino era molto amico di mio papà, Claudio Franz si chiamava mio papà, si erano conosciuti a Tolmezzo e quindi l'Arduino veniva a Moggio in corriera e passava le intere serate, le intere nottate con mio papà, con polenta e frico, bottiglia di vino, a parlare di montagna, di pesca, di natura, di funghi, di storie, di folletti. E io andavo in cucina, dicevo: papà, tutto a posto, serve ancora da bere? Sì, ero testimone di questi incontri che duravano fino all'alba. Ecco, quando mio papà nel 14 è venuto a mancare, l'Arduino ancora cercava questo grande amico che era venuto a mancare, allora ha creato un legame anche con me. Poi ci siamo conosciuti anche con Tobias, e anch'io scrivo libri, e quindi con l'Arduino è nato anche un discorso di condivisione degli scritti, oltre che delle storie. Con Tobias aveva chiesto a entrambi di dargli una mano a occuparci di una raccolta, di una sistemazione, di una valutazione di tutta la mole di scritti che aveva, e quindi abbiamo già, quando era in vita, iniziato a occuparci di una catalogazione, di una sistemazione. Poi cosa succede? Questa tragedia, lui viene a mancare l'anno scorso e io ho subito questa impressione che c'è una sorta di silenzio generalizzato, perché sul giornale non leggo niente, neanche una riga che era venuto a mancare un poeta, comunque uno scrittore, sì, nessuna notizia riguardante la sua scomparsa, e questo mi ha lasciato molto basito e mi sono chiesto perché, insomma, cioè, un piccolo spazio per commemorare un uomo comunque che ha scritto tantissimo, ha dato dei valori, ha espresso la sua sensibilità, ha ricamato storia, ha intrecciato trame. E allora io mi sono permesso di scrivere al Messaggero Veneto una missiva con un ricordo dell'Arduino. Per fortuna è stata pubblicata nelle lettere ai lettori, e comunque io mi sono chiesto il perché questo silenzio generalizzato sull'assenza, su questa figura di scrittore, di poeta. E se devo darmi una risposta, ahimè, devo tornare indietro a quell'episodio in cui è nata una polemica, 2006-2009, cos'era il periodo? 2006. Qua io sotto mano ho un articolo che mi tocca contestualizzare un attimo. Lui aveva chiesto un sussidio al statale, in quanto artista, è un sussidio che viene dato agli artisti indigenti. E quando gli è stato riconosciuto, comunque ha dato inizio alla pratica per avere questo sussidio, si è scatenata una polemica nei suoi riguardi che è impressionante. In questo articolo del Messaggero del 2006 c'è tutta la, virgolettiamola, la cultura regionale, e sono tutti che lo diffamano a mezzo stampa. Ci sono questo Pierluigi Cappello che dice: vabbè, ma l'Arduino non si trova in nessuna antologia. Ma io posso rispondergli in questo modo: ma cos'è, la poesia si conta per un fatto statistico? Ma la poesia è un fatto statistico, a me non mi risulta che la poesia sia un fatto statistico. Dobbiamo contare quante volte sei stato numerato, menzionato, catalogato, ma che cos'è la poesia? Secondo me ha ben poco di poetico che un poeta si scateni contro un altro poeta. Che cosa c'è di poetico in un atteggiamento del genere? E c'è questo Hermes Dorigo, fa finta di non conoscerlo, Gian Maria Villalta, Driussi, tutti questi soloni che la commissione interpella: conoscete l'Arduino? Cioè, sembra un processo all'uomo. No, non se li merita lui, cosa ha scritto? Non ha scritto niente. Cioè, è un uomo messo in croce. Allora io mi sono detto: ma com'è possibile? Cioè, è perché scrive poesie? È perché ha fatto un torto a qualcuno? O forse è proprio dietro il concetto che lui come artista ha chiesto un aiuto? Forse qua si va a toccare un tasto dolente di quella mentalità che non vuole che un poeta, un artista abbia un aiuto, perché forse c'è ancora, sopravvive questa mentalità che un artista è come se rubasse alla comunità. Perché tu non produci un bene che tocchi, che palpi, che mangi, che produce a sua volta un frutto. Perché la poesia è inutile.
In un senso metafisico, in un senso sovrasensibile è inutile, ed è questo che ha fatto l'Arduino per tutti noi. Ci ha dato un bene più grande di quello che possiamo toccare. E per questo ha suscitato tanta... tutta questa istituzione negata, che negatrice, di un uomo che non ha fatto male a nessuno, a mezzo stampa. Un uomo comunque che aveva i lineamenti dolcissimi, che ha dedicato una parola di affetto a tutti. Io lo vedevo in giro per Tolmezzo, aveva una parola d'affetto per chiunque. Com'è possibile? Quindi una diffamazione di tal fatta, se non forse appunto che si va a toccare qualcosa di atavico nella mentalità, che il poeta non è giusto che venga aiutato, perché ruba alla comunità. Questo secondo me è la mia impressione, che però non c'è niente di poetico in tutti questi soloni. Cosa c'è? Chi decide che cos'è la poesia di Stato e la poesia marginale? Non è vero, anzi, il poeta... Per definizione, che non più, nessuno bussa più alla mia porta, abbiamo scelto questo titolo che indicava questa sua enorme sensibilità. Aveva un mondo interiore che era un universo, l'Arduino, e ha dato tutto quello che aveva, perché il poeta non tiene per se stesso niente, dà tutto agli altri. Quindi, se il problema è che un poeta chiede soltanto il diritto a esistere dignitosamente, abbiamo misfatti su cui l'opinione pubblica sorvola, furti, macchinazioni. E cos'è adesso? Il problema è che uno chiede un aiuto per scrivere, per andare avanti. Dovrebbe essere un diritto di ogni artista, come succede nei paesi del nord, come succede in Svizzera. Dovrebbero dargli di più, dovevano dargli di più ancora. No, il cappello, il dorigo di turno, tu hai di più, tu hai di meno, io ho scritto più libri di te. Ma cos'è, una gara alla poesia? La corona d'alloro degli dèi si merita l'Arduino. Quindi è per questo che uno solo, fra tutti questi, scusate se mi sono commosso, tutti questi soloni di Stato, c'è un nome che spicca e che orgogliosamente ha detto: no, l'Arduino è un uomo giusto, io ho deciso di difenderlo, ed è l'onorevole Ferruccio Saro che si espone proprio davanti a tutto questo inferno mediatico e dice: sì, io l'Arduino l'ho difeso, è giusto, perché aveva bisogno di una mano, l'ho difeso. Ecco, io e Tobias abbiamo sentito doverosamente la necessità di contattarlo in voto a questo incontro, e ci ha mandato un saluto preziosissimo a tutti i partecipanti con il suo ricordo personale, che adesso vogliamo leggere, perché me l'ha mandato questo pomeriggio. E facciamo, io neanche ce l'ho, quindi se voi... Vediamo, proviamo qua. Ora lo recuperiamo. Chiedo scusa alla... Allora, ce l'abbiamo. È l'ultimo. Ecco qua. Ringrazio per l'invito a partecipare all'incontro organizzato per ricordare l'opera poetica di Arduino Della Pietra. Ho avuto occasione di conoscere personalmente Arduino Della Pietra insieme all'assessore regionale Pietro Arduini. Mi colpì la sua umanità, la sua sensibilità, il suo attaccamento alle radici della nostra terra. In seguito, da parlamentare, sono stato interessato per la concessione Arduino Della Pietra del vitalizio ai sensi della cosiddetta legge Beccelli, destinato alla persona di cultura. Dopo il mio intervento presso la Presidenza, il contributo venne concesso, puoi andare un po' giù, sì. E la concessione provocò, come sempre avviene nella nostra regione, polemica e invidia. Per questa ragione mi sentii in obbligo di intervenire in difesa di Arduino Della Pietra sui quotidiani locali. Questa sera non posso essere presente nella vostra iniziativa, che apprezzo, perché avevo assunto un precedente impegno, ma se ci sarà un'altra iniziativa sicuramente ci parteciperò. Grazie l'onorevole Ferruccio Saro. Un applauso, per favore. Parole da riportare assolutamente al nostro incontro, quindi insomma la sua sensibilità anche... Io mi sono accorto anche per Tolmezzo che è entrato nei cuori di tutti questo uomo, è entrato nei cuori di tutti. Quindi
Io e Tobias stiamo già lavorando a un progetto molto ambizioso, molto importante, che richiederà uno zelo non indifferente, e che è quello della cura di un'opera omnia di tutte le opere dell'Arduino della pietra. Se riusciamo a curare tutto, a fare un progetto di questa levatura, perché ci sono tutti questi libri comunque sparsi, molto introvabili, stiamo scannerizzando, analizzando, sistemando, sarebbe una bella aspirazione riuscire a fare un'opera omnia, e spero che ce la faremo. Che dire, adesso poi lascerò, Tobias si è preparato veramente bene, è una persona squisita, io collaboro con lui da anni, abbiamo fatto libri insieme, conferenze insieme, è un'altra di quelle gioielli che è il territorio, perché le montagne hanno dentro tanti gioielli, tanti fiori che vengono fuori, però poi i riflettori sono tutti nella città, sono tutti con quei quattro nomi che sono lì da 50 anni, sono sempre quei tre nomi, ma i nostri artisti, i nostri poeti, i nostri cantanti, i nostri pittori, è il caso anche che splendano questi fiori, e l'Arduino era uno di questi. Purtroppo c'è tanta politica nella cultura, ma bisogna un po' epurare la cultura dalla politica e vedere la bellezza in quanto bellezza, spuria di ogni infezione. Ecco, l'Arduino era una persona genuina, autentica, spontanea, forse per questo qualcuno dice era troppo schietto, forse troppo sincero. È un poeta con la P maiuscola, lontano da politica, da salotti, e quindi io, Tobias e tutti quelli che gli vogliono bene non lo dimenticheremo mai. Grazie Emanuele, grazie di cuore veramente anche per le belle parole che hai avuto sia per l'Arduino sia nei miei confronti, che comunque ricambio visto che siamo qui insieme questa sera qui con tutti voi. Allora, siccome stavamo parlando poco fa insieme con Emanuele, più che un discorso è una tesi di laurea, no? Però vi dico che l'Arduino, così in confidenza, una volta mi disse appunto questo, no? Potresti fare una tesi di laurea su di me. E così, dedicandomi anche una poesia, che stasera non ho qui, ma la conservo a casa gelosamente, una delle poche cose che conservo gelosamente, mi disse: se potessi tornare indietro, l'università la farei con te. E allora, questo mio intervento, che comunque intervalla la vita di Arduino per quello che ho conosciuto io e per quello che ho vissuto io con lui, quindi intervallo un po' anche i miei ricordi personali, che sono anche dei ricordi così divertenti. Sono moltissimi i ricordi che mi legano ad Arduino della pietra, sono moltissime le avventure che abbiamo vissuto insieme. E le chiamo avventure perché quando lui parlava ti proiettava in un mondo fatto proprio di avventure, in cui ti potevi immaginare accanto a lui eppure tu le vivevi. Spesso mi diceva: se dovessi scrivere tutte le cose che mi sono successe, non basterebbero le pagine di un'enciclopedia, perché la mia vita è un'avventura. Arduino della Pietra nasce il 20 febbraio 1936 a Zovello, frazione di Ravascletto, in un territorio che, come dice il nome stesso, è un Geof, ovvero un giogo. E sarà così che lo vivrà Arduino nel corso della sua vita, che trasmuterà diverse volte nei suoi versi. Cresce in un periodo, quello della Seconda Guerra Mondiale, dettato da grande miseria, le cui condizioni sono aggravate dall'invasione dei tedeschi e poi dei cosacchi, dove si faceva fatica a recuperare il formaggio per sopravvivere e persino la farina era di difficile reperibilità. Molti anni più tardi, in una poesia, ricorderà quella vita di stenti e di sacrifici. Adigevame gli adamari, io mangerei farina, il formaggio lasciamolo ai fruzzi. A Zovello frequenta le scuole e si distingue subito per la grande propensione per la lettura e per la scrittura. Il suo primo premio per un componimento lo riceverà proprio a scuola, in quinta elementare, per un tema scritto sulla vita dei cosacchi durante la guerra. Fin dalla giovane età, Arduino della Pietra manifesta una grandissima sensibilità e all'età di 13-14 anni si manifestano i primi segni di malessere interiore che sfoceranno pian piano in un forte esaurimento nervoso e successivamente nella depressione. È quindi costretto ad abbandonare la scuola media.
In quel periodo Arduino potrebbe essere paragonato a una spugna. Assorbe tutto ciò che gli succede attorno. I forti dissidi tra i genitori, le comprensioni nei suoi confronti per la sua accentuata sensibilità, i compaesani che lo vedono come un disadattato e via discorrendo. L'impossibilità di confidarsi con qualcuno poi aggrava maggiormente la situazione. Di questo periodo ebbe modo di dirmi: non sai quante lacrime ho trattenuto per non farmi veder piangere, non sai quanti fazzoletti stretti tra i denti per non urlare il malessere che avevo dentro. La sofferenza di quel periodo viene descritta da Arduino come inumana, impossibile da sostenere per un uomo comune. Si tratta di una sofferenza atroce che va avanti per ben 7 anni. 7 anni in cui sperimenta tutti i cambiamenti del suo animo, in cui si scontra con i suoi demoni interiori ed esteriori. L'esaurimento nervoso diventa sempre più grave e, come dicevo prima, sfocia nella depressione. Lo stomaco gli si chiude in una morsa inespugnabile. Per giorni e giorni non riesce a mangiare. L'unica cosa che riesce a mandar giù è l'acqua. Racconterà anni più tardi. Ben 8 litri di acqua al giorno passavano in quello stomaco e per mandare giù qualsiasi piccola cosa l'acqua era necessaria, oltre che a ore e ore di pazienza, di penitenza. La colazione era un momento terribile. L'unico goccio di latte bollito che si permetteva di bere veniva mandato giù con 0,5 litro di acqua fredda in circa 3/4 d'ora di tempo. La notte poi era il momento più drammatico perché non c'era per lui nessuna possibilità di dormire. Il suo corpo e la sua psiche rifiutavano il sonno. La sofferenza interiore è così dilaniante che si trasforma in sofferenza fisica. Sono decine e decine i modi in cui si manifesta. Non riesce a chiudere occhio per mesi interi, affermando poi: non mi meraviglierei se nessuno ci credesse. Questa sofferenza dura 7 lunghi anni, i tormenti sono indicibili. Arduino si decide a rivolgersi a qualche specialista per poter trovare una soluzione ai suoi problemi. Si rivolge a professionisti prima a Trieste e poi a Roma. Prova terapie di vario genere, tra le quali le diverse sedute di elettroshock, che all'epoca erano considerate come una pratica all'avanguardia per i problemi psichici. Ma ogni volta che torna a casa, la sofferenza ritorna più forte di prima. La famiglia è ben consapevole di quello che sta succedendo al giovane, così, su consiglio di uno zio, fratello della madre, viene accompagnato a Padova, dove si ritrova in quello che oggi chiamiamo istituto psichiatrico, ma che all'epoca era considerato un manicomio. Arduino La Pietra entra in manicomio il 18 marzo 1957, gli viene assegnato il numero 33 e tal diventerà per dottori e suore infermiere. Viene sottoposto a continui esami, terapie neurologiche che però non hanno alcun effetto sul suo malessere interiore, anzi non fanno altro che aumentare la sofferenza fisica e psichica. Di quel periodo racconterà che, più che la sua sofferenza, era la sofferenza degli altri a farlo soffrire, la sofferenza dei bambini, dei ragazzi, dei suoi compagni di camerata. Nel 2017 incontrerà di nuovo uno dei suoi compagni e gli ricorderà: «Ti ricordi che non avevamo il coltello? Avevamo solo la forchetta e il cucchiaio». Ma i ricordi del povero uomo erano talmente sbiaditi da non ricordarsi quel dettaglio che Arduino invece ricordava benissimo. Arduino viene sottoposto a forti terapie. I medici ne approfittano per somministrargli farmaci in via di sviluppo. Si ritrova così a subire cambiamenti nell'umore repentini. Passa dall'euforia più totale alla più nera depressione nel giro di 4 ore da quando gli sono somministrati i medicinali. Ai primi di aprile del 1957 viene portato dallo psichiatra all'istituto in una zona proibita all'accesso, una zona interdetta. E qui, con la scusa di alcune terapie, viene sottoposto a continue iniezioni di farmaci in via di sperimentazione. Diventa in pratica una cavia umana. E chissà quanti altri subirono lo stesso trattamento. Gli vengono praticate iniezioni continue, senza sosta, passano da un braccio all'altro finché Arduino finisce in coma. I suoi ricordi saranno precisi fino alla fine della vita. Ricorderà di aver visto il suo stesso corpo viaggiare lungo una ferrovia, costeggiata da alberi dei colori vivaci e chiari, finché in lontananza aveva visto una grande galleria dall'antro nero e si era detto: «Se entro lì dentro, non esco più». Aveva dato ordine a se stesso di evitarla, così era riuscito a uscire indenne dal coma. Per anni dirà di voler mettere sotto forma di disegno quell'esperienza. Ricordava benissimo i colori degli alberi, le rotaie, persino i sassi che formavano la galleria, ma non riuscirà mai a farlo e si limiterà solamente a raccontare la voce.
18 aprile 57, dopo un mese esatto di permanenza in manicomio, Arduino esce per tornare a casa, ma la sofferenza non è scomparsa, non si è appiattita. Sa benissimo che tornare a casa significa ricominciare a soffrire. Eppure quella data sarà l'inizio della sua nuova vita, perché sul treno per tornare a casa dirà che nella sua mente straziata si formarono i primi pensieri poetici, si composero i primi versi e si consolidò la decisione che più volte precedentemente gli era balzata in mente, quella cioè di scrivere. Scrivere sempre dei versi, dei pensieri, dei brani della sua inverosimile esistenza che non poteva raccontare a nessuno, perché nessuno gli avrebbe potuto credere. Quindi Arduino comincia a scrivere i primi versi nel 1957, ma troveranno posto in varie antologie a cominciare dai primi anni 60. Le prime poesie, come ebbe modo di raccontarmi, verranno pubblicate nel 65 in diverse antologie. In questi anni, però, Arduino non si limita a scrivere solamente in versi, ma decide di mettere nero su bianco la sua esperienza in manicomio, le sue sofferenze interiori ed esteriori, e nel 1968 l'editore Gastaldi di Milano, la cui casa editrice chiuderà negli anni 70 con la morte dell'editore, pubblica nella collana Narratori d'Oggi il romanzo Ombre sul passato. In queste pagine Arduino, usando come suo alter ego il personaggio di Antonio Bondoni, racconta per filo e per segno tutto quello che aveva vissuto negli anni precedenti. Non risparmia dettagli, discorsi, luoghi, ambienti, tutto viene messo nero su bianco. Sarà proprio questo libro a creare la nostra amicizia, ma di questo racconterò più avanti. Della bibliografia di Arduino, questo è il libro che ho più a cuore, che anni dopo gli confessai averlo letto per ben 3 volte, suscitando in lui un grande stupore quando gli raccontai di aver impresso profondamente un particolare passaggio. Una di quelle volte che non ne poteva più, dovette uscire verso le 3 di notte e allontanarsi per le strade buie in compagnia del suo cane, che per lui era tutto, e cercare un po' di sollievo ai suoi mali. Una donna che lo vide gli disse ciò che non doveva mai dire per affliggerlo e rendere la sua vita peggiore. Gli disse che era quella l'ora di passeggiare perché non aveva voglia di lavorare durante il giorno. Questi altri fatti più duri che gli strappavano lacrime e lo tormentavano sempre di più erano troppo frequenti per un animo così sensibile. Di questo libro Arduino dirà che era ancora alle prime armi e quindi c'erano molti errori e diverse cose da sistemare, e non mi nascose il desiderio di volerci rimettere mano e magari ripubblicarlo con le dovute correzioni. Con l'arrivo degli anni 70 Arduino continua a scrivere, ma stavolta i suoi versi sono in marilenghe, in friulano, la lingua con la quale è cresciuto e che parla da sempre. Quegli anni comincia a fare le stagioni estive a Lignano, lavorando presso gli uffici delle spiagge, lavoro che ricorderà sempre con molta gioia. Approfitta di questo lavoro stagionale per far leggere le sue poesie, i suoi versi, e piano piano si fa notare, si fa conoscere e apprezzare. Continuano le pubblicazioni su diverse antologie e riviste, e nel 1978 viene pubblicata la prima raccolta di poesie marilenghe, Il Bosch, che nel giro di un anno esaurirà tutte le copie e verrà ristampata l'anno successivo, ottenendo lo stesso successo, tanto da dover essere ristampata anche nel 1981. Leggiamo una poesia tratta dalla raccolta Il Bosch, intitolata Furlans. Io non so se il mio friulano è... perdonate. No steita vai fradish Furlans, se lontan pal mont a fai emigrant, isquigni là par simpli apati, saludai Toronto e Monaco, Zurigo e Parigi, pur pensante a lontan Friul, ma sempre vicino al cur. C'è biel calzares, toli su una lacrima, la notte di nodal, pa strada sforesta, sculcur ingropat, pensante al Friul. La perla sares da questa bontà, a scolli in las fueas, ma in nostri cur pal mont non cola mai. Bella anche questa. Dopo dimmi tu se poi che sì. Intervallo. Si tratta di poesie che rispecchiano la vita quotidiana in Friuli. Nei suoi versi Arduino immortala scene comuni, ritrae contadini, donne con la gerla, il medico condotto, cani randagi, uomini che emigrano in cerca di lavoro e fortuna all'estero, come in questa poesia. Questo particolare tema, quello dell'emigrare, diventerà poi un punto saldo nella poesia di Arduino, perché lui stesso si ritroverà a dover emigrare prima in Francia e successivamente in Austria, 2 nazioni dove si farà conoscere anche lì come poeta.
dove avrà modo di tradurre i suoi versi sia in francese che in tedesco. Nel 1982, quando il successo del Bosch si ferma, dopo ben 3 edizioni, Arduino della Pietra pubblica la sua prima raccolta di poesie in italiano, dal titolo Camminando tra gli abeti. Stavolta il leitmotiv della raccolta è sì la natura, in particolar modo quello della Carnia, ma soprattutto sono i suoi stati d'animo, la sofferenza, la solitudine che lo attanagliano continuamente. Questi versi ottengono i primi riconoscimenti di alte cariche politiche. In particolare ottengono l'apprezzamento di Mauro Giallombardo, che all'epoca della pubblicazione di Camminando tra gli abeti era segretario generale del Partito Socialista a Bruxelles, e scrive: «Gentilissimo Della Pietra, con vivo piacere ricevo la sua raccolta di poesie trasmessami a Bruxelles. È un rinnovato ossigeno questa sua camminata tra gli abeti. Nell'esprimerle il mio sincero grazie per questo suo gesto d'amicizia, vorrei aggiungere che mi sono sentito particolarmente toccato dalla freschezza di taloni suoi pensieri, da lei così francamente e delicatamente espressi. Sarà la prima delle diverse figure di carattere politico a rimanere colpito dai versi di Arduino. Anche questa raccolta ottiene un forte successo, vengono esaurite le 500 copie stampate e nel 1984 verrà ristampata la seconda edizione». Tratto da Camminando tra gli abeti. Perché quei monti sono più alti dei miei pensieri? Perché io sono solo un attimo che fugge e si disperde? Perché quel raggio di sole svanisce, portando con sé il vuoto del mio esistere? Fuggirò dal paese mio, come uccello che oltrepassando una barriera di fuoco si brucerà la coda. Sentirò cadere ancora, come un tonfo, abeti strangolati da motoseghe lamentose e gracchianti sull'orlo del bosco. Non più seghe tirate a mano, manovrate da precedenti nostri compaesani o i tocchi ritmati delle scuri che cadevano con precisione a colpire il punto prestabilito. Fuggirò, così come profugo verso l'esilio, perché dovrò fuggire. Proprio nel 1984 Arduino si trova in Francia, dove ha già avuto modo di farsi apprezzare come poeta. Sono diversi gli uomini di lettere, in particolar modo professori, se non ricordo male, alcuni della famosa Università Sorbona, che apprezzano lo stile e i versi del poeta di Zovello. Proprio in Francia cominciano a recensirlo su diverse riviste specializzate. Sarà qui che le prima lo accosteranno al celebre poeta Charles Baudelaire e poi gli daranno il titolo di Poète de la souffrance, ovvero poeta della sofferenza, che si porterà sempre appresso come una sorta di medaglia al valore. In quell'anno, dicevamo, oltre alle recensioni su diverse riviste, pubblica la raccolta di poesie in francese tradotta dalla professoressa Anne-Marie Blanc, Sara, Poèmes d'amour. È la prima e unica raccolta in lingua straniera di Arduino, che viene subito apprezzata tanto da arrivare nell'arco di un anno a ben 2 edizioni. 1500 copie vengono vendute nella sola Parigi, ed è proprio in quell'anno che una copia viene spedita al presidente francese Mitterrand, che si complimenta personalmente con Arduino e la Pietra, mandandogli una lettera di ringraziamento dove afferma che Sara è una delle sue raccolte di poesie preferite. Chi nega che Mitterrand abbia mai scritto ad Arduino, e saranno in molti a farlo più tardi, non ha mai avuto la possibilità di vedere quella lettera, come chi sta parlando in questo momento ha avuto la possibilità di fare. Nel 1987 Arduino e la Pietra decide di ricominciare a scrivere versi in marilingue. In quell'anno pubblica la raccolta Fueas tiradas d'Onghia, dove tornano i temi legati alla natura, alla carne, al Friuli, che sentirà sempre e nonostante tutto la sua patria. Emergono anche i primi versi religiosi, silenziose preghiere a Dio, l'unico in grado di comprendere il suo essere, la sua debolezza e la sua picciuleccia, come scrive. Fueas tiradas d'Onghia viene pubblicata con una tiratura di ben 3.000 copie, che nel giro di un anno vengono esaurite, e dove in copertina si vede un giovanissimo Arduino mentre sta sciando nel lontano 1952. Uginot, e so tanta vili girandomi intorno, perché il paese forest. Nessuna strada non somea a questo dal mio paese, nessun chiacchierà furlan come me. Non è un amont par de vanto par de vur. E l'ombrena dai pez che mi compagna quando capassi l'ordogna, a mi somea un sium di quanto eri frutta a scuola.
Non si sente l'aga di rio a scori, non è aria fresca, calfas, lusì, il cil, turchin, sora il bosco. Ma c'è paese isal malchest. Qui a Stirada Sdogna sarà l'ultima raccolta in friulano di Arduino della Pietra. Dopo di allora non scriverà più alcuna poesia in marilenghe, dando spazio a un lunghissimo periodo dove scriverà solamente versi in italiano. Con il 1989, quindi con la pubblicazione della raccolta Essere un uomo, riflessioni, Arduino della Pietra torna alla poesia in italiano e ai temi a lui molto cari, che già ho avuto modo di ricordare, quelli della solitudine, dell'essere uomo nel mondo, della sofferenza, del tempo che passa. Gli anni 90 sono anni di forte attività artistica e poetica per Arduino, che viene apprezzato moltissimo anche in Austria, dove nel frattempo aveva trovato riparo e lavoro. I suoi versi vengono pubblicati su riviste specializzate in psichiatria, vengono tradotti in tedesco e apprezzati da diverse personalità pubbliche, tra cui il sindaco di Klagenfurt, che qualche anno più tardi gli farà dono del sigillo della città. Quando è vuoto il tempo, mi avvicinerei a te per riempirlo di sogni e di realtà. Quando è vuoto ogni angolo di mondo, ogni casa, ogni via, li riempirei di te, della tua sincerità, come l'erba, i prati, come il tuo amore, la mia realtà. Nel 1991 pubblica la raccolta Elementi di vita, dove il tema della vita sofferta trova un maggiore spazio. Tra queste pagine Arduino pubblica i primi disegni astratti in bianco e nero che a tratti ricordano i disegni di Mondrian e altri artisti dell'astrattismo. Nel 1992 viene pubblicata Poesie di un tempo, mentre Pensieri lontani, poesie dal 1977, viene pubblicato l'anno successivo e dove si legge per la prima volta, sotto il nome dell'autore, il titolo Poeta della sofferenza. Tratto dalla raccolta Elementi di vita, ho rincorso una scintilla lieve. La presi e la rinchiusi fortemente nel mio pugno stretto. Ho rincorso un raggio di sole pesante, lo fermai. E non lo lasciai oltrepassare la strada. Ho rincorso un sussurro strano, lo imparai e lo seguii nella foresta. Poi mi trovai avvolto dall'angoscia della solitudine, prigioniero della bellezza di alberi maestosi. In un attimo, seduto sul muschio, in quel pomeriggio d'autunno, fui, per incanto, circondato da scintille colorate e come un raggio di sole. Illuminava lo spazio d'intorno mentre quello strano sussurro divenne il dolce canto di un uccello solitario di montagna. Dalla raccolta Poesie di un tempo, avrei voluto chiederti perdono del mio piccolo malato del quinto reparto, ma il sole era troppo alto e la gente che vedeva cosa avrebbe detto? Perché gli uomini ti hanno lasciato sulla via, solo, senza protezione? Eri soltanto un piccolo bambino, di nessuno, ora sei un altro numero del quinto reparto, ma sarai ancora di nessuno? Volevo chiederti perdono, uomo anziano del secondo reparto, ma troppa gente avrebbe sentito e che cosa avrebbe detto? Perché questa civiltà ti ha lasciato solo sulla via? Tu, che hai dato alla società ogni tua forza. Eri noto, riverito un tempo. Ora sei un altro numero del secondo reparto. Sei solo e nessuno ti conta più. Ti avrei chiesto perdono, povera donna abbandonata del reparto settimo. Ma alla gente che mi notava, cosa avrei detto? Ti hanno lasciata sola ora, dopo che hai dato al mondo la tua bontà e ogni tuo bene. La ciotola con la zuppa in sapore ti cade dalle mani, ma chi ti ha aiutata a sorreggerla? Sei solo un altro numero del reparto 7, sei sola nella società che conta i numeri. L'umano non esiste più, così perdonate a me, anche per gli altri. Questa raccolta in particolare riscuote un successo incredibile, in particolar modo la poesia L'emigrante che non sorrise, scritta in Olanda a bordo di un battello, trova spazio su un libro di studio
di una scuola di Verona e viene studiata dai ragazzi proprio per il tema della partenza, dell'emigrazione e della sofferenza che essa arreca. Ti vidi al nord, caro emigrante, quando il gelo d'un mattino d'ottobre ti increspava le mani. Stavi immobile sul battello, il tuo sguardo randagio sfuggiva, il tuo volto era segnato dal pianto nell'anima, anima triste di un emigrante troppo solo. Tenevi stretto tra le mani un secchiello di plastica per lavare i tuoi panni da te nell'angusta tua dimora. Il canale sussultava come il tuo cuore pensando alla realtà. Scendesti tenendo stretto il tuo destino d'allora, una strada stretta accolse il tuo passo straniero e una fitta nebbia ti avvolse e ti nascose ai miei occhi. Ritornasti nel buio. Ora ti ricordo e ti porto con me quale simbolo di coraggio e di triste solitudine. Anch'io, anche se diversamente, conosco quel buio. Anch'io troppe volte sento sulle strade del mondo troppo freddo nell'anima. Anch'io, come te, sento nel mio cuore l'emigrante che non sorride. Nel 1995 pubblica la raccolta Pensieri Ultimi, che reca per l'ultima volta sotto il nome dell'autore il titolo di Poeta della Sofferenza. Gli apprezzamenti sono sinceri e a chiosa del volumetto viene pubblicata una lettera dell'artista incisore piemontese Gianni Gallo, che scrive di aver trovato armoniosamente uniti un senso schietto e genuino della natura ed un profondo sentimento religioso. La lettura delle sue liriche non manca mai di suscitare in me un'impressione di pace e di serenità. Di fronte alla vita stressata e condivisa dei nostri giorni è indispensabile cercare rifugio nella solenne semplicità della natura e nei valori perenni della fede, della rettitudine e dell'amore per il prossimo. E proprio, anzi no, qui mi fermo e faccio leggere. Non vorrei essere inutile in questo tempo dell'esistere, perché a nulla giova essere senza donare un gesto di bene. Senza un sogno e una realtà, anche se ciò porta ancora illusione e sofferenza. Perché sono bandito dai miei lidi? Perché non c'è amore per i sofferenti? Perché non c'è incontro con se stessi? La sofferenza è il mio cammino, segnato dall'essere, mio essere, dall'errore, mio errore, dall'umano errare, e non volere essere di più nella verità. L'umano che non guarda oltre, che resta legato alla stupidità materiale, che regge l'illusione, materializza nobili pensieri ma non si eleva. Non vuole salire in alto, verso le nobili, reali dimensioni dell'anima. L'umano che non vuole guastare il possesso materiale, che non sa che è solo illusione, cosa che cade nel tempo, nel nulla. L'umano che ad un momento dovrà per forza dire, e poi... Proprio la fede e la religiosità troveranno l'apice nella raccolta dell'anno successivo, Poesie di fede, che mettono in risalto la forte fede e il sentimento religioso. Le poesie di fede di Arduino della Pietra sono precedute da un evento che viene definito da lui stesso come il miracolo della Madonna. Mi raccontò questo episodio durante una delle nostre lunghe chiacchierate che mi lasciò stupito e allo stesso tempo profondamente colpito, non tanto per l'evento in sé, quanto per la grande fede che coltivava nel suo cuore. Arduino si trovava nella sua casa a Zovello. Il padre era ormai molto anziano e il figlio doveva prendersene cura, con tutte le difficoltà che ne derivavano. In uno dei suoi momenti di forte scoramento, quegli scoramenti che non lo abbandoneranno mai, Arduino aveva preso in mano la corona del rosario, si era inginocchiato e aveva cominciato a pregare la Madonna. Mentre sgranava il rosario pronunciando le decine di Ave Marie, fuori dalla finestra vide un forte bagliore di luce azzurra. Un fascio di questa luce ultraterrena entrò nella stanza e si proiettò sul muro davanti al quale Arduino stava pregando. Vide questo fascio di luce girare in tondo, poi fermarsi, assumere le sembianze di un cerchio e quindi dissolversi. Quando questo evento si concluse, gli occhi di Arduino notarono che sul muro c'era incisa una piccola croce. E a quel punto del racconto mi disse: la Madonna mi ha aiutato e io l'ho chiamata e lei mi è venuta in aiuto. Tratto dalla raccolta Poesie di fede, vorrei leggere due estratti, uno che chiude tutta la raccolta e poi una parte
più iniziale. La raccolta termina così. Signore, dammi la forza di seguirti, fa che io possa essere in questa vita sul sentiero della verità. Concedimi il perdono e donami la grazia affinché io possa dare di me la carità al prossimo mio con umiltà e amore. Signore, tu lo sai che ti prego con il cuore. Esaudisci la mia preghiera, che io possa salvare la mia anima, che io possa aiutare le anime di coloro che tu hai creato per il tuo regno. Invece nella parte più interna ci sono questi passi che mi hanno veramente colpito e dicono così. Potrebbe tremare la terra, Signore, in quest'attimo in cui cammino assorto nell'ammirazione delle bellezze del tuo creato. Mi innalzo a te umilmente con questi alberi dipinti dalla mano tua onnipotente che rasentano le vie del cielo. Così ti glorifico e penso che non mi lasceresti soccombere indifeso nel vortice delle cose umane. Ma vedo trasparente e esile granello del creato me stesso quando scruto verso l'assoluto attraverso le porte dell'universo immenso. I miei pensieri disordinati si stagliano sicuri verso l'alto per ricadere umiliati nel nulla delle cose terrene. La grandiosità del Padre sovrasta ogni possibile forma di umana vanità. E tu, Padre, sei il tutto, tutto di bontà e di sapienza. Nell'accostarmi all'umiltà dei semplici, alla povertà degli umili, intravedo assorto in te, Signore, la verità che tu portasti all'uomo in terra. Fa che noi seguiamo la tua luce affinché il buio esca dai nostri pensieri distorti. Arduino possedeva una fortissima devozione per la Madre di Dio. Parlava con lei nei momenti più tristi e recitava ogni giorno il rosario, ma talvolta si presentavano anche dei momenti similcomici. Un giorno, all'inizio della nostra amicizia, lo incontrai per caso e gli domandai come stesse. Mi rispose: «Ho un problema. La Madonna si è arrabbiata con me. Mi ha nascosto la corona del rosario. Non riesco a trovarla». Gli domandai per quale motivo la Madonna avrebbe dovuto essere arrabbiata con lui. Mi spiegò: «Ieri sera non ho fatto il rosario e lei mi ha nascosto la corona del rosario». Lo diceva con voce seria, a bassa voce, quasi per non farsi sentire. «Chiedile scusa, vedrai che ti farà trovare la corona», gli dissi. «Sì, sì, me la farà trovare certamente. Ogni tanto anche lei si arrabbia e me la nasconde, ma poi è buona e me la fa ritrovare». Con la pubblicazione di Poesie di Fede si concludono dal punto di vista letterario gli anni 90 e di conseguenza tutta la serie di raccolte pubblicate quasi annualmente e si entra di fatto negli anni 2000. A questo punto della vita di Arduino avviene un cambiamento che lo vedrà protagonista della cronaca e non solo per diverso tempo, se non addirittura fino alla fine della sua vita. Nel 2000 Arduino e la Pietra comincia il lunghissimo iter burocratico per la richiesta del vitalizio concesso agli artisti di chiara fama e in stato di indigenza istituito dal governo italiano e denominato lo scrittore e drammaturgo Riccardo Bacchelli. Nel 2003 pubblica Risalendo la china. Quante volte vorrei camminare alto col vento e sfiorare le foglie e le punte aguzze di verdi abeti. Correrei veloce dagli amici, anche oltre le Alpi, a ringraziarli, a raccontare loro come si cammina col vento. Com'è bella la gioia potendo osservare dall'alto su di voi, sfiorare i vostri pensieri, correggere le note stonate, portarvi serenità. La richiesta viene accolta nel novembre 2005 e assegnata ad Arduino della Pietra con decreto firmato dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Tempo un paio di mesi e cominciano a levarsi gli scudi, le barricate contro la benemerenza assegnata al poeta. A farsi avanti per primo è l'allora vicepresidente del Senato, senatore Francesco Moro, che in un'interrogazione parlamentare chiede a Silvio Berlusconi quali siano gli alti meriti del signor della Pietra per aver accesso a questo vitalizio. La voce del senatore Moro ha un seguito eclatante, come spiegava prima Emanuele. Si schierano con lui Cappello, Leonardo Zanier, Gianmario Villalta, Dorigo, Enzo Driussi. Tutti contro Arduino della Pietra. Cappello afferma che Arduino non rientra in nessuna delle principali antologie italiane. Dorigo nega di conoscerlo. Se ha letto qualcosa non ricorda certi contenuti. Infine, Enzo Driussi, come un novello bruto, lo pugnala con il fendente finale,
augurando ad Arduino di conservare a lungo i suoi recenti benefici economici, che sono forse superiori ai suoi meriti artistici. Ma chi è Enzo Driussi? E perché le sue parole così acide, pervase da una vena di invidia, sono quelle che fanno più male? Enzo Driussi è un poeta friulano, originario di Passons, che all'epoca della pubblicazione della raccolta Fue a Stirada Sdogna, quindi si parla del 1987, scrisse parole splendide sui versi di Arduino, tanto da chiamarlo nella recensione che si trova nella prima pagina della raccolta «Ami e fradi Chiarniel, amico e fratello carnico». Voglio ripeterlo ancora una volta, che sia ben chiaro, «amico e fratello carnico». A distanza quindi di quasi 20 anni da quelle parole, quell'amico e fratello carnico era diventato un uomo da attaccare, una persona che non valeva niente, e quindi l'apprezzamento andava al senatore per essere stato attento censore. Arduino della Pietra si trova quindi ad affrontare il disprezzo delle persone, l'allontanamento di chi un tempo si professava suo amico, la sempre aperta scontrosità dei compaesani, il silenzio che ancora ti aggredisce, urla, poi tace. La solitudine che diventa unica amica, mentre cerca di colmare quel vuoto intenso che sente dentro di sé, perché all'esterno non trova nessun uomo sincero, onesto, comprensivo, capace di volergli bene. Quelli dal 2006 in poi sono anni che io definisco gli anni vuoti, non perché siano scarsi di produzione artistica. Arduino scriveva continuamente in qualsiasi posto si trovasse, era capace di scrivere poesie persino sulle tovagliette dei locali dove si fermava per mangiare un boccone, ma sono vuoti perché si trova in una condizione di ostracismo totale. I giornali non lo pubblicano, se lo fanno è solo per parlare della Bacchelli, e chi si avvicina a lui lo vede solamente per quel vitalizio, per quello stipendio. Nel 2009, avevo da poco compiuto 20 anni, mi trovavo a bere un caffè al mezzo, avevo da poco pubblicato il primo romanzo. Mentre stavo al tavolo, intento a leggere, sentii un gruppo di avventori cominciare a parlare di quanto fosse faticoso il lavoro, di quanti sacrifici si dovevano fare, e via discorrendo. All'improvviso la voce di una donna emerse sopra le altre e disse: «Beh, se non volete lavorare, fatevi dare la pensione da poeti come quello di Ravascletto». Non dico gli improperi che si sprecarono in quel momento. Eppure quelle parole ebbero un risalto molto forte su di me. Possibile che ci fosse così tanta credine, tanta cattiveria contro un poeta, contro uno scrittore? In quel momento non sapevo che l'anno seguente avrei conosciuto quel poeta tanto odiato e avrei scoperto essere un uomo buono, generoso, onesto, che cercava solamente chi potesse comprenderlo, ascoltarlo, dargli una parola di conforto e un aiuto se proprio proprio ne aveva bisogno. Arduino della Pietra del 2010 in poi vive di ricordi, o meglio vive nei ricordi. Porta con sé, ma lo faceva anche prima, una borsa con dentro tutti i suoi scritti, con le sue testimonianze dei premi ricevuti, degli attestati di stima, le lettere dei presidenti come quella di Mitterrand, gli elenchi delle biblioteche dove sono conservate le antologie con le sue poesie. Questo perché tutti sono offuscati continuamente da quel vitalizio, non credono alle sue parole, non credono ai premi vinti, non credono alla parola di Mitterrand, non credono a nulla di tutto quello che dice. E allora è costretto a dimostrarlo con i testi alla mano. Dopo averlo conosciuto un po', volevo informarmi meglio sulla sua attività artistica. Volevo leggere qualcosa di suo. Così cercai nell'OPAC della biblioteca di Udine e lì trovai diversi suoi volumi, tra cui quello che mi balzò subito agli occhi, Ombre sul passato. Non una raccolta di poesie, ma un romanzo, come spiegato prima. Un giorno lo incontrai per caso e gli chiesi: «Ma Arduino, sei tu che hai scritto Ombre sul passato?» Lui mi guardò con un'aria sospettosa, forse aspettandosi qualche tranello o inganno, e mi rispose: «E tu ci hai fatto sapere che sei Robas? E tu come fai a sapere queste cose?» Ti raccontai della mia ricerca e vidi i suoi occhi azzurri illuminarsi di una luce di gioia e serenità. «Ah, ci sono ancora i miei libri a Udine!» disse contento. «Tu che sei bravo, fammi un elenco dei libri che hanno lì!» Dopo quell'episodio diventammo amici. E non vi dico la sua gioia quando gli raccontai che anche io scrivevo libri, poesie. Dopo qualche tempo mettemmo in piedi un piccolo siparietto che potevamo comprendere solo noi. Quando lo incontravo o lo incrociavo, lo salutavo dicendo, come nel film L'attimo fuggente, «Capitano, mio capitano!» E lui rispondeva di rimando: «Buongiorno, professore!» Di lì a poco
cominciò piano piano a lasciarsi andare e raccontarmi tanti episodi della sua vita, tante cose che aveva vissuto in Francia e in Austria, come ho avuto modo di raccontare prima. Per le sue passate esperienze aveva una paura terribile degli ospedali e dei medici, e direi anche a ragione. Sapeva che con l'avanzare dell'età si presentava la necessità di fare esami e cure, a cui spesso si sottoponeva, ma al di là dell'esame in sé non andava oltre, la paura lo attanagliava e il fatto di essere solo non lo aiutava. Nel 2014 avrebbe dovuto sottoporsi all'operazione per la cataratta, ma la paura lo portò a disdire per ben due volte l'intervento. Nel tardo autunno di quell'anno la vista in un occhio si era indebolita moltissimo a causa dell'avanzare della cataratta e una sera, mentre stava andando a prendere la corriera col mezzo, appoggiò male un piede e cadde a terra rompendolo. Nel marzo dell'anno successivo prenotò per la terza volta l'intervento a Udine. Se avesse disdetto anche in quell'occasione non avrebbe potuto più prendere altri appuntamenti. Mi chiese di essere io ad accompagnarlo in ospedale a Udine. Mi avrebbe pagato tutte le spese, il pernottamento e il viaggio. Così andai con lui. Aveva molta paura quella mattina. Mi disse di aver sognato un gatto che con una zampa si copriva un occhio. Voleva disdire l'appuntamento. Arduino, se non fai quell'intervento non potrai più scrivere, non riuscirai a leggere, rischi di perdere la vista, gli spiegai. A quel punto mi guardò e mi disse, se non posso più scrivere come faccio? E si convinse ad affrontare la paura. Quell'operazione fu una cosa incredibile. Ci trovammo in una sala d'attesa con altri pazienti. A un certo punto, guardando un signore seduto davanti a noi, mi disse, guarda quell'uomo che piedi grandi che ha, potrebbe andare a sciare con quei piedi. Feci davvero fatica a trattenere le risate. E non era finita lì, perché mentre si aspettava la dottoressa, arrivarono altri pazienti e cominciarono a parlare. E nel giro di poco tempo aveva conquistato tutti, con la sua battuta sempre pronta, col suo senso dell'umorismo, con la sua attività letteraria. Dopo l'intervento, quando venne ricompagnato in sala d'attesa, venne accolto da uno scroscio di applausi come un guerriero che torna dalla guerra. Dopo quella volta tornò da solo nel reparto di oculistica, voleva ringraziare a modo suo la dottoressa che lo aveva assistito. Così tornò per la visita di controllo e ne approfittò per regalargli una poesia scritta appositamente per lei. Perché mi sono dilungato su questo episodio che ho vissuto in prima persona da amico, quale sono di Arduino? Perché questo fatto mi ha fatto vedere un uomo fragile, un uomo solo, aveva bisogno solamente di qualcuno accanto che potesse comprenderlo. Negli anni successivi aumentarono sempre di più le persone che gli gravitavano attorno come avvoltoi, che si approfittavano di lui e che per poterlo accompagnare a casa o alle visite mediche si facevano pagare profumatamente 50, 80, 100 euro al colpo senza ritegno e senza vergogna. E stasera vorrei tanto che fossero qui quelle persone, perché queste persone non hanno mai capito il bene che hanno avuto solo dall'aver conosciuto Arduino della Pietra. Eppure Arduino era circondato da veri amici, da vere amiche, a cui scriveva versi e poesie. Così nel 2022, dopo aver sofferto durante la pandemia, raccoglie le sue poesie che aveva scritto negli ultimi anni e le pubblica in un volumetto dal titolo Versi diversi. Una raccolta dove per la prima volta compaiono delle parole racchiuse tra virgolette, quasi che i termini che vengono usati non siano in grado di poter descrivere appieno ciò che il suo animo prova. Raccoglie poesie per le amiche più vicine, Federica, Marisa, Anna Rita. Raccoglie poesie di grande spessore filosofico e intimistico. Con un balzo indietro nel tempo inserisce una poesia che lesse Radio Rai Trieste nel 1976 e infine quei disegni estratti per i quali veniva spesso premiato e per i quali aveva adottato lo pseudonimo Harvin. Insomma, un vero e proprio testamento letterario che pone il punto finale alla sua vita, e questo lui lo sapeva e ne era ben consapevole. Io vorrei fare un omaggio a Federica e Anna Rita. Le poesie le leggo io per voi. Datemi solo il tempo di trovarle. Cosetta. A Federica. Federica Nodale, mette il nome e il cognome. Soave il tuo sguardo nella penombra, squarci di luce dipingono ogni cosa di tua intima spirituale dolcezza. Ad Anna Rita De Conti, l'anima nella foresta,
Sei tu quell'ombra leggera che aleggia dentro la foresta a te vicina, contornata da nobili pensieri sul far della sera? Sei tu, perché quell'ombra leggera espande luce sulla tristezza di chi la può seguire. Approfitto di leggere anche la poesia dedicata a Marisa Ploss, che non c'è a causa anche lei della febbre. A Marisa Ploss: la tua beltà rischiara le ombre, il tuo sguardo zittisce le malinconie, il tuo essere d'arte dona serenità e ammirazione. Ti osservo da lontano, ti sento molto vicino. Il 15 luglio 2023, Arduino della Pietra chiude gli occhi alla luce del mondo, per riaprirli in una luce più grande. Arduino della Pietra non si è spento, mi diceva, non sei mica un fulminato o un lampione. Non è mancato, perché è sempre qui con noi nel nostro ricordo. Arduino della Pietra, semplicemente, come scrisse, c'è, ma non c'è. Bravo, Tobias! Grazie Tobias, avete visto che persona straordinaria che è Tobias, veramente un gioiello di squisita e rara bellezza. E grazie alla Lucia De Giorgio, che non è venuta stasera perché proprio stanotte si è presa la febbre, ma ha fatto tutta la selezione delle poesie che abbiamo letto stasera, l'ha fatta la nostra amica e collaboratrice Lucia De Giorgio, che ci ha messo tutta l'anima in questa selezione per temi, ha collegato, ha fatto tutto il lavoro, quindi la selezione che avete ascoltato è della Lucia. Qui Tobias si è messo anche la maglietta col disegno. E noi abbiamo preparato un due fogli all'ingresso dove raccogliamo i nomi degli amici dell'Arduino per tenervi in contatto e informarli sui progetti che abbiamo in corso, perché se riusciamo, Dio piacendo, vorremmo fare un'opera omnia quanto più possibile, con un volume accessibile a chi lo conosceva o anche per futuri studi, di avere un'opera unica, e speriamo di farcela. Se qualcuno ha un ricordo personale, vuole dire due parole, un aneddoto, una curiosità, può farlo adesso, abbiamo ancora qualche minuto prima poi di andare a fare una bicchierata insieme. Quindi benvenuti, venite qui al mio posto e qualche minuto. No, volevo solo dire che io e mio marito l'abbiamo conosciuto al Caffè Mozart di Tolmezzo. Lui era un amico di Raffaella che tiene il bar, no? Eravamo lì una mattina a bere il caffè e è entrato appunto con la sua cartella, no? E si è seduta accanto a noi. Poi non lo so se ha parlato lui, se Raffaella è venuta e ce l'ha presentato. Niente, da 10 minuti che dovevamo rimanere siamo rimaste almeno 2 ore. No, ma 10 minuti è impossibile. Ecco, ecco. E ci ha riempito, ovviamente ci ha regalato, no, una sua raccolta. E niente, ci ha riempito il cuore, ecco. Poi purtroppo non abbiamo saputo della sua morte perché saremmo potuti andare, eravamo qui, però siamo andati a salutarlo in cimitero, no? E niente, dunque, sì, tenevo a dirlo che quello che avete detto è giusto, cioè una volta conosciuto, poi anche quelle poche foto, è proprio lui. Era un grande uomo. Permesso. Ecco, io volevo fare complimenti per come avete ricostruito la figura di Arduino, no? Sì, noi che l'abbiamo conosciuto, lui anche ci raccontava delle sue frequentazioni con gli altri amici, infatti fra noi non ci conoscevamo e ci siamo conosciuti solo il giorno del suo funerale, no?
però lui, ecco, piaceva esternare quello che gli veniva trasmesso dalle persone, e quindi penso che è stato un po' anche un legame anche fra noi, almeno per quanto mi riguarda non lo vedevo come una persona anziana, anche se lui aveva, insomma, era già avanti con gli anni. Ogni tanto mi chiamava e mi diceva: domani devo morire. Sì, perché era un po', questo aspetto era molto presente, no? In lui, almeno per quanto sì, ha potuto confidarsi con me. E specialmente durante il periodo del Covid, così, quando doveva rimanere in casa, per lui questo era veramente un supplizio, no? Perché lui soffriva, cioè, di questa mancanza del contatto umano, perché era tutt'altro che una persona isolata, cercava invece, ecco, forse delle persone con il quale avere delle affinità, ecco, sulla poesia, appunto sulla letteratura e via. E quindi facevamo lunghe telefonate, appunto, anche tanto proprio, sì, ci tenevamo, insomma, compagnia. Dopo, io abito in una zona isolata, siccome anche lui ha scritto nella poesia che mi ha dedicato, e allora quando passava in corriera mi faceva un messaggio: passo, sto passando adesso, buonanotte, ho visto la luce, solo tre parole così, no? A volte in corriera, a volte con il taxi, e come lui si spostava. E a me sembrava anche un uomo quasi, sì, era un uomo di altri tempi, ma dico, lo vedevo contemporaneo nel senso moderno, no? Come mentalità. Però è la sua gentilezza, il modo che aveva di porsi, no? Era molto delicato, no? Anche sul fatto della poesia, penso che anche a Federica più volte aveva chiesto: mettiamo il nome, mettiamo anche il cognome, cioè si faceva tutti questi problemi. E poi sì, aveva, insomma, anche il suo modo di lavorare, era proprio un poeta di altri tempi, no? Scriveva a mano, dopo c'era l'ufficio, la posta, andare a spedire all'editore, aspettare la risposta dopo settimane, dopo non lo trovavano a casa perché allora gli lasciavano il biglietto, la raccomandata, non sempre era Vascletto, era aperto l'ufficio postale, cioè lui lavorava un po' come gli altri tempi, no? I suoi editori erano ultimamente a Firenze, no? Sì, sì, sì. E stava lavorando ancora un'altra raccolta di poesie. Io ero andata qui a un'intervista del 15 maggio del 22 a casa sua, e lui, ecco, aveva moltissimo, appunto, materiale. La sua casa è come un museo, infatti io più volte ho detto anche alla presidente della biblioteca che era un po' anche un suo cruccio, no? Il fatto che queste cose poi venissero magari, cioè, disperse, forse non più recuperabili, no? E quindi era una sua grande preoccupazione. E era molto fatalista, come ha detto, proprio sull'operazione ti credo, perché se ha fatto quel sogno doveva essere qualcosa che andava male, no? E sì, adesso ha già ricostruito bene tutta la sua storia. E vi leggo solo un passaggio, no, di questa intervista. Come succedeva quando lui spediva i suoi scritti, le sue più belle soddisfazioni, no? Sai cosa mi accadeva di bello? Quando inviavo le mie poesie per i concorsi letterari e poi restavo in queste attese delle risposte, allora teleportava il postino. Erano tempi nei quali ogni giorno si riceveva la sua visita. Entrava in casa con le sue nuove e c'era una grande confidenza e umanità in questi appuntamenti. Mi ricordo il mio padre che lo accoglieva: oh, buon dì, short question, cimussino, ben ben. E io dentro di me sapevo già, confidavo in qualche risposta per me dalle case editrici, dalle giurie dei premi. Erano le più belle, le uniche soddisfazioni. Cioè lui in questo, lui era completamente votato nel suo progetto letterario, no? Non era ogni tanto una poesia, cioè la sua dedizione era completa. E anche, appunto, il piacere proprio dell'amicizia, no?
Perciò, ecco, sì, grazie di questo ricordo che voi avete organizzato oggi. Con lui avevamo parlato più volte, magari di fare una presentazione, però non era tanto incline a questi incontri, no, pubblici lui, forse anche per timidezza, perché sembrava magari una persona più disinvolta, ma magari il contatto così comunque è sempre declinato, no? Però ci teneva ad essere ricordato e grazie che lo avete fatto. Sono un po' emozionata, eh? Bravissimo, bravissimo. Allora, io guardo questa foto qua e mi ricordo, torno indietro nel tempo e ricordo quando ho conosciuto Arduino la prima volta, l'ho conosciuto dalla parrucchiera. Non l'avevo mai visto a Paluzza, Tobias. Allora sono entrata, la parrucchiera aveva dei tempi un po' lunghi, no? Era un po' lenta, brava, ma un pochino lenta nel suo lavoro. Allora mi siedo su questa poltroncina marrone vicino a lui, lo guardo e gli dico: Cesira, scusatemi il nome, ma io torno perché, mamma mia, guarda qua quanti capelli ha quest'uomo, torno. Ma lui mi guarda e mi dice: ma come ti permetti, sai, no? Ma guardi, faccio, scherzavo, no? Allora da lì è iniziato il dialogo. E aveva questa borsa marrone di pelle, no? L'ha aperta come un cilindro. Era come una cosa magica. Ha iniziato: leggi questa poesia che ho fatto io, leggi quest'altra ancora. E da lì è nata un'amicizia per me meravigliosa, meravigliosa a dir poco. Io non sapevo nulla di lui, no? Leggevo le poesie, insomma, che lui mi aveva, però sentivo le persone in paese. Questo è un lato un po' non tanto bello, perché si fermavano all'apparenza. Ma ti cerca il poeta, mi dicevano, mi schernivano. No? Quando lui non mi vedeva, andava dalla pasticcera, andava dal barista: se sentite Federica, ditele che devo farle leggere le ultime poesie che ho fatto, no? È povero il poeta, povero, mi dicevano, no? Ma lascialo perdere perché è stato in manicomio, hai capito? È stato in manicomio. Non ho mai sfiorato questo, me lo descrivevano come, tra virgolette, un poveraccio. È brutto da dire, ma è così. Tant'è vero che in un freddo inverno, mettendo a posto l'armadio, ho trovato una giacca, un piumone d'oca enorme, ho detto: vai, adesso vado da Arduino, glielo regalo, così non ha più freddo. Adesso mi rendo conto di quanto grande era lui, perché ha accettato quel gesto nel modo giusto, ha capito che io volevo proteggerlo, scaldarlo. Un altro magari si sarebbe offeso, capite quello che voglio dire? Una cosa. Seconda cosa, sono contenta di essere venuta stasera, perché grazie a quello che ha detto il Signore, il tuo amico, come si chiama? Emanuele, ti ringrazio tantissimo. Io dissi ad Arduino: sai, Arduino, sono stata fortunata perché ho conosciuto Pierluigi Cappello a Bibione. Ma ti rendi conto? Ho detto: ho conosciuto Pierluigi Cappello. Ho giocato con Stefano, che è suo fratello, ero piccola, sai, negli anni del terremoto. E loro avevano un'abitazione, una villa, vicino all'appartamento dove abitavamo. Ci avevano in pratica mandato in giù a Bibione, sa che le case erano un po' disastrate. Bravissimo, ho detto, Pierluigi Cappello, un grande. Ma lui non mi ha mai detto questa cosa che hai detto tu stasera, sai, quella che in pratica è stato attaccato fortemente proprio da Pierluigi Cappello, per non togliermi quest'idea di questo sogno, questa idea sbagliata in fondo che io mi ero fatta su di lui, no? Non voleva distruggermi. Questo è già il secondo, l'importanza di questa serata, che io veramente vi ringrazio di cuore. Spero di non annoiarvi ancora se vi racconto ancora una cosa. Io e Arduino eravamo proprio legatissimi
mi scriveva tantissimi messaggi, ma voi non so se sai il telefonino che aveva Arduino, non era quello di adesso, One Touch, come si chiamano lì, quelli senza internet, quelli che avevano i tastini così piccoli che coi suoi ditoni mi chiedevo sempre, ma come fa a scrivere? Ma messaggi lunghi così, io ce li ho ancora, li tengo come un tesoro prezioso. E lui mi scriveva tutte le sue emozioni, e posso dirlo, anche il freddo che provava in quella casa, perché anche vedendo quella foto della sua abitazione, quel portone dove lui aveva attaccato l'adesivo dei Cavalieri di Malta, io sono entrata, il mio fidanzato con me, ma voi non avete idea di come viveva. Cioè, c'era freddo, i spoverdi quelli di una volta, però quando sono entrata lui era come se mi accogliesse, pieno di carte ovunque, no? Pieno di poesie, lui da giovane poi, bellissimo, questa foto in vetrina lì, no? Guarda che bello che ero, ma sai quante ragazze si innamoravano di me, specie due austriache che ancora mi scrivono, è vero? E che al funerale poi, queste due austriache, ho visto, gli hanno fatto un omaggio floreale, bellissimo, c'è cioè una cosa, lui sapeva rubare. E mi ha raccontato l'episodio, lui è stato dentro nel periodo del Covid, risultò positivo, però stava bene. È stato dentro in casa 2 mesi perché nessuno lo portava a fare il tampone. E io insistevo, andiamo a fare il tampone, devi uscire da casa. Ma non so se posso, la signora dell'ospedale mi ha detto di star dentro, è stato dentro 2 mesi. Poi finalmente l'ho convinto, andato in farmacia, ho fatto il tampone negativo e via. In quel periodo lì la febbre era talmente alta. Nessuno che si occupava di lui, logicamente, perché era solo in questa piccola cucina, mi raccontò che ha avuto un cedimento alle gambe. E si è reso conto, la febbre si vede che era altissima, ma non aveva un termometro per poterla misurare. E guardava verso il telefono, chiamo Marisa, chiamo Tobias, chiamo tutti, ma non l'ospedale. Quello non voleva perché aveva tutti i ricordi. E ha detto... Federica, io ho guardato la Madonna, perché mi era come ha detto Tobias, aveva una fede immensa, ha guardato la Madonna, ha visto un fascio di luce, ma non era la febbre, mi ha detto, e si è strascinato fino al tavolo, ha preso il cellulare e ha chiamato aiuto. Ma voi pensate cosa può aver provato in quel momento dove le gambe non rispondevano più, trascinarsi come in trincea per prendere... L'unica salvezza. Ma noi dobbiamo un po' vergognarci anche noi tutti, cioè noi, magari non voi presenti, come si può lasciare un uomo solo così solo, Nessuno bussa più alla mia porta, è stato tratto da un messaggio che ha scritto a me, sono solo, nessuno bussa più alla mia porta. Io ringrazio Tobias perché quella porta mi rimarrà, cioè non facciamo lo stesso errore, non fermiamoci all'apparenza e se qualcuno ha bisogno bussiamo forte. Ecco. Grazie Federica per queste parole che sono veramente commoventi e soprattutto per... diciamo lo spiraglio che aprono, perché di Arduino della pietra ce n'è tanti altri e quindi non dobbiamo dimenticarci di tanti Arduino della pietra in giro per le nostre terre. Grazie ancora. Grazie chi vuole, grazie Tobias, grazie a voi. Grazie Emanuele. Noi vi omaggiamo nel nostro libro che Anna Rita e io abbiamo fatto su Salmo Prun, che è un altro personaggio molto, anche lui ha vissuto il manicomio. Grazie. E chi vuole al bar alla seggiovia c'è un piccolo rinfresco, una dichiarata, una cosa. Grazie.